Bentrovati a questo appuntamento con Prima Serata. Questa sera parliamo di calcio e lo facciamo con due ospiti davvero d'eccezione che sono in collegamento con noi. Da Milano in collegamento Cristiano Militello, che è lo storico autore della rubrica Striscia lo striscione a Striscia la notizia. Cristiano, buonasera. Ciao, buonasera Lidio, buonasera a tutti gli amici. Amici! E accanto a Cristiano vedete Elena Marmugi in collegamento da Empoli, autrice radiofonica, ex vocalist, non so se è ancora vocalist, e anche No, non più. scrittrice, non più vocalist, anche scrittrice. Molti nostri telespettatori l'hanno già vista sugli schermi di varie televisioni. È uscito recentemente il suo libro La città azzurra per Goal Book Edition, che è un romanzo che parla dell'Empoli, della squadra di calcio dell'Empoli, ma soprattutto del calcio provinciale, della passione per il calcio in provincia. Il romanzo l'ha scritto Elena e la prefazione invece l'ha scritta Cristiano. E anche noi sfruttiamo questo appuntamento per parlare di calcio in allegria e svagarci un po' da questi momenti che sono sempre un po' difficili, quelli che stiamo vivendo. Diamo il benvenuto a Elena, che è la prima volta che è sui nostri schermi, e invece il bentornato a Cristiano, che è già stato sugli schermi di Noi TV. Cristiano è un toscano a tutto tondo, è legatissimo a Lucca, dove ha trascorso parte della sua gioventù. Intanto, Cristiano, ti volevo chiedere il cappellino in casa, come mai? No, è un vecchio espediente di noi stagionati dello spettacolo, perché quando non ho i capelli in ordine, allora mi metto il cappellino. Siccome ultimamente ho tentato anche un po' di fargli crescere il bulbo, però non è che ho messo un cappellino a caso, perché cioè, visto che il nostro, quello che sta finendo, un anno nefasto, siamo tornati al 2006, il cappellino della finale, e quindi se me lo alzo sono tipo Abatantuono, capito? Quindi è meglio che lo tenga. Speriamo che porti bene, questa è una buona idea. Ma tu sei in collegamento da Milano, il terremoto l'hai sentito quello che c'è stato oggi pomeriggio? No, perché sono diventato anche mezzo sordo ultimamente, quindi noi non ci vediamo, non ci sentiamo da un po'. Vorrei dire, a beneficio di chi ci ascolta, che io e Egidio Conca siamo stati colleghi di, come si dice, colleghi di università. Io andavo a fare proprio i compiti a casa sua, quindi È vero, è abbiamo dei vero. trasporti inquietanti. Abbiamo passato diversi momenti insieme. Io però vorrei rendere noto ai telespettatori che tu a Lucca, tra le altre cose, hai fatto, visto che parliamo di calcio stasera, hai fatto anche l'allenatore dei portieri della squadra di calcio del San Lorenzo a Vaccoli. Com'è Sì, andata? no, c'è cioè un succulento preambolo, perché era per l'appunto, a proposito dei mondiali, l'estate d'Italia 90, e la federazione cercava gli steward per andare a fare i volontari negli stadi, e a Firenze c'erano le altre partite che non vedevano coinvolte le squadre del girone dell'Italia, ci sarebbe stato anche un quarto di finale, però bisognava essere tesserati della FIGC. Allora io, che non ero tesserato della FIGC, mi feci assoldare come allenatore dei portieri del San Lorenzo a Vaccoli pur di avere il tesserino. E mi ricordo due cose. La prima è che al primo allenamento mi sentii male perché ero un po' fuori forma, ebbi un calo di pressione, fu indecoroso, svenni, vabbè, una tragedia. E la seconda è che poi il quarto di finale si rivelò abbastanza succoso, perché era Argentina-Jugoslavia, all'epoca c'era ancora Jugoslavia, e finì ai rigori, Maradona lo sbagliò. E poi la partita dopo fu la semifinale famosa Italia-Argentina al San Paolo. Quindi missione compiuta grazie al San Lorenzo a Vaccoli. E infatti a me rimane la curiosità di sapere che come ti ricordano al San Lorenzo Vaccoli per questa sessione d'allenamento. C'è un mezzo busto, mi sembra, nella piazza principale, ma è decorato quotidianamente dai piccioni di San Lorenzo. Allora, quando c'è Cristiano, ovviamente lo spazio, l'attenzione va tutta su di lui. In realtà bisogna dare spazio a Elena Marmugi, che è per lei che siamo qui questa sera, perché ha scritto questo libro che ho detto parla di calcio e soprattutto della passione del calcio in provincia. Eccolo qua, La città azzurra. Qui siamo ad Empoli. Elena, tu sei di Empoli, com'è nata la tua passione per il calcio?
Ma diciamo in famiglia, perché comunque ho un fratello più grande, mio padre, che sono dei grandi appassionati di calcio, e quindi forse nella speranza di avere un secondo figlio maschio, in un certo senso mi hanno un po' incanalato in questa passione, che poi insomma ho seguito volentieri, perché mi diverte andare allo stadio, mi diverte seguire le partite, non soltanto quelle dell'Empoli, ma anche proprio il campionato, sia di Serie A che di Serie B. E che cosa hai voluto raccontare con il tuo libro? Questa passione, poi è un po' alimentato dalla nostalgia, dalla lontananza, perché io comunque vivo a Milano dal 2001 e se quando mi sono trasferita, che ero una ragazzetta, la grande città era super affascinante, super stimolante e lo è ancora perché Milano ha queste caratteristiche, soltanto crescendo si torna ad apprezzare delle cose più semplici, quindi anche una realtà più piccola. E allora ho sentito proprio la mancanza, il richiamo del mio paese di origine, e dove ho iniziato a tornare sempre più spesso, con più frequenza, e facendo sempre coincidere i miei ritorni in Toscana con le partite dell'Empoli al Castellani. E quindi si è riacceso questo amore, che comunque era un fuoco che non si è mai spento. E da lì l'idea, visto che comunque scrivo per lavoro, di provare a cimentarmi, ad alzare l'asticella e provare a cimentarmi con una storia, con un romanzo. È un romanzo che ha particolarmente colpito Cristiano Militello, visto che ha scritto appunto la prefazione. Cristiano, che cosa ti ha colpito in particolare del libro di Elena? Ma innanzitutto che nobilita questo modo di vivere il calcio che in provincia, a prescindere poi ora dai colori, l'ambientazione è a Empoli, ma io ammiro molto chi supporta la squadra della propria città, della propria realtà. Tra l'altro poi il libro contiene anche una conversione di un ragazzino, perché c'è una storia d'amore che fa anche da architrave, il protagonista è un tifoso, lavora in una nota azienda dolciaria della città, quindi è intrecciata sia con la storia dell'Empoli, che quest'anno è fresco di centenario, con la storia della città, ci sono delle belle storie, e questo Alfredo cerca poi di riconquistare una vecchia fiamma che torna ad Empoli, c'è questo bambino, questo figlio di 7 anni, juventino, e quindi c'è questa conversione che poi avviene, insomma non vi spiego come. È un libro poi pieno di storie che tra l'altro ha anche un fissato del pallone come me non conosceva, quindi c'è la storia sia quella tragica di Carlo Castellani, che è colui al quale è intestato insomma lo stadio di Empoli, sia cose veramente un po' da allenatore nel pallone insomma, ma non di 100 anni fa, negli anni 80 io non sapevo, fu chiesto il rinvio di una partita casalinga dell'Empoli per un'invasione di chiocciole, che poi in realtà era solo presunta, ma fu un escamotage per giocare in uno stadio più piccolo e più denso di pubblico, quindi col pubblico accalcato, perché all'Empoli servivano dei punti salvezza. E poi, va bene, c'è il protagonista che parla con il poster di Montella attaccato in camera, quindi questo poster più prende vita, diventa il mentore. E poi c'è un'altra storia che non conoscevo, brevissimamente, non sapevo che Puskas, il grande Puskas, come si dice in magiaro, venendo via dall'Ungheria, giocò un'amichevole in Italia, la giocò tra il Signa e l'Empoli per riconoscenza, c'era un signore che gli stava dando una mano a venire via dall'Ungheria e a trovare un'altra collocazione. Allora lui giocò questa partita, è uno dei protagonisti del libro. Non va all'appuntamento, il suo primo appuntamento con la ragazza, per andare a vedere Puskas a 10 km di distanza da Empoli. È Adesso se bellino, non lo insomma. fermate racconta tutto il libro, eh? In effetti ti sta ostacolando invece di aiutarti. Allora, ci fermiamo un attimo per la pubblicità, un brevissimo break e torniamo veramente tra pochissimi istanti. Di nuovo a prima serata per parlare di calcio con Cristiano Militello ed Elena Marmugi. Il pretesto è l'uscita del libro di Elena Marmugi, La città azzurra, con prefazione
di Cristiano Militello. Allora, stavamo parlando di questo libro che piacerà sicuramente a tutti quelli che amano il calcio, ma soprattutto a quelli che vivono il calcio in provincia. Penso per esempio anche alla nostra zona, alla zona di Lucca. Volevo chiedere una cosa ad Elena, il calcio e le donne, c'è qualcuno che ti guarda ancora con sufficienza quando ti riveli come un'appassionata di calcio, come una scrittrice sul calcio? Ma no, sufficienza, con sufficienza mi arriva brutta, no? come affermazione, ecco. Io mi ritrovo spesso a parlare di calcio anche con i miei colleghi di lavoro, da un compagno di scrivania che il lunedì, oltre a guardare gli highlights insieme delle partite, mi parla anche della Serie B olandese, quindi ecco, mi prende in considerazione. Allora mi viene da dire che no, non vengo trattata con sufficienza. E, soltanto c'è questa curiosità che comunque il protagonista del libro non è una donna, ma è un uomo. E questa sì, è una cosa che è un po' un pensiero che mi sono fatta io al momento che ho iniziato a scrivere il libro, perché ho pensato che fosse incredibile avere un protagonista maschile appassionato di calcio piuttosto che una donna. Quindi forse sono stata io a trattarmi con sufficienza. Però credo che così possa funzionare. Me la sono sentita così e quindi sono andata avanti su questa strada. Allora, abbiamo qualche problemino sul collegamento, ma si è capito tutto quello che hai detto. Ti volevo chiedere un'altra cosa. Il momento attuale del calcio, il calcio senza pubblico, come lo stai vivendo? Male. Male, perché comunque sono una che frequenta lo stadio, quindi è una sofferenza vedere gli stadi vuoti. E adesso parlo sul piano personale, visto che comunque l'Empoli in questo momento sta anche andando molto bene, ecco, non poter vedere e sostenere questa squadra in presenza dal vivo, ecco, un po' fa soffrire. Speriamo che finisca il prima possibile. Cristiano, come l'avvento del Covid anche ovviamente sul mondo del calcio ha cambiato qualcosa nel tuo lavoro quotidiano, quello della ricerca di curiosità e cose simpatiche intorno al mondo del calcio? Ah, sì, perché manca un po' quel côté che viene un po' esaltato dalla mia rubrica, dal mio modo di approcciare il pubblico, dell'essere un inviato on the road. Sono diventato forzatamente spettatore anch'io, perché quella del divano l'ho sempre un po' schifata come dimensione, però ora siamo tutti un po' costretti, e devo dire che l'effetto è abbastanza psichedelico, perché sembra di vedere un po' alla Truman Show sempre la stessa partita alla fine, un po' l'architettura degli stadi che oramai tendono a somigliarsi tutti, poi non avendo anche dal punto di vista proprio cromatico, no, i riferimenti delle sciarpe, degli striscioni, delle curve, sembra di vedere un'eterna partita di allenamento. Beh, il calcio per le mie rubriche sì, le ho dovute un po' ritarare, invece che andare davanti allo stadio vado magari la domenica mattina nel corso principale del paese, però il calcio giocato continua a dare sempre degli spunti, quindi non è che mi ha messo in difficoltà più di tanto, anzi ora forse nel silenzio magari abbiamo degli spunti sonori che prima non avevamo, no? Si sente molto meglio quello che dicono in panchina, che non è sempre roba da orsoline, però insomma a me fa gioco, gioco anche un po' su quell'aspetto lì. Mi hanno fatto notare, Cristiano, che tu non saresti mai venuto a Lucca con la tua rubrica. Questo è un vuoto da colmare. A Empoli ci sei stato? Sì, anche di recente, devo dire, ci sono stato svariate volte. Mi hanno fatto la copia delle chiavi della città. E, ad esempio, ho realizzato a Empoli l'ultima intervista a Carlo Monni, grande Carlo Monni, grande attore toscano, che non sapevo essere tifoso dell'Empoli. La penultima volta ho incontrato lui. Allora, Lucca, così come tante altre città toscane, me le sono sempre tenute come jolly. Siccome devo anche ottimizzare i viaggi, avendo ancora dei legami
in Toscana. Magari paradossalmente sono andato appunto a Pachino a fare la Serie D in provincia di Siracusa, e le città toscane, siccome appunto con l'occasione prendo sempre vari piccioni con varie fave, tra cui la prima sono io naturalmente, me l'ho sempre tenuta lì come riserva di lusso. Non sono mai stato nemmeno a Trieste, ma insomma, tornando a Lucca, prendo l'impegno solenne davanti a te, in memoria di Via Laura, di entro la stagione, di venire anche a Lucca. Perfetto. Allora ti aspettiamo nelle prossime settimane, mi sbilancio. Sì, bravo, sì, fai bene, bisogna sbilanciarsi ogni tanto. Elena, sei una tifosa più da curva o da gradinata o da tribuna? Allora, diciamo che il primo abbonamento che ho fatto con l'Empoli ero in curva, quando ancora esisteva la curva sud a Empoli, perché adesso la tifoseria empolese è posizionata nella maratona inferiore, e adesso invece prendo posizione quando si poteva andare allo stadio in maratona superiore, proprio sopra la tifoseria. Allora, siccome ci avviamo verso la chiusura, volevo chiedere a Cristiano una cosa particolare. So che nel tuo studio c'è un cimelio particolare relativo al calcio. Ce lo puoi far vedere? Perché è veramente una cosa particolare. Allora, vediamo che levare. Ecco, io non ho memorabilia legate al calcio, avrei avuto occasione per collezionarne, ma ho voluto valorizzare uno in particolare. Sto anche in questa posizione che più che fetale direi fecale, perché sono in ginocchioni. Quella è la maglia del miglior giocatore che abbia mai calcato la Serie A, che è Saadi Gheddafi, quindi la maglia del Perugia. C'è anche l'autografo che ora vi indico col ditino. Non ce la farò mai a coordinarmi, comunque lì sotto il 9, e quindi insomma, tra tutte le maglie che potevo appendere, mi sembrava per coerenza giusto appendere la sua, che sicuramente non ce l'ha nessuno, tutti buoni averci la maglia di Ibrahimovic. No. siamo appunto in chiusura, chiedo a Elena un ultimo appello per il suo libro, che appunto per gli appassionati di calcio può essere una buona idea per un regalo di Natale. Dici tu perché un appassionato di calcio dovrebbe leggere il tuo libro? Ma perché c'è l'esaltazione della genuinità del calcio di provincia, delle tifoserie, delle squadre medio piccole. Io al mio protagonista ho messo la maglia azzurra, ma credo che possa indossare qualsiasi maglia di una provinciale. E poi, come dico sempre in queste interviste che ultimamente sto facendo, la prefazione di Cristiano Militello da sola vale il libro. Addirittura. Cristiano, allora, con l'augurio. Non lo sentiamo, non so se c'è qualche problema di audio. Con l'augurio di rivederti presto a Lucca, ti chiedo se ci puoi anticipare qualche striscione che vedremo, o qualche testimonianza particolare che vedremo nelle prossime puntate di Striscia la Notizia. Beh, no, sarei un veggente, insomma, ecco, io siccome cito anche, abbiamo fatto sempre quelli celebrativi, a me piacciono appunto, visto che parliamo di squadre medio-piccole, anche le squadre che non vincono mai. Allora vi lascio con una scritta che vidi a Vasto, in Abruzzo, sul campo sportivo della Vastese, che non è esattamente, non ha un palmarès esattamente ricolmo di trofei. Gli ultras locali scrissero sul muro: puzziamo di disgrazia, che io penso sia la sintesi delle domeniche pomeriggio di questi poveri tifosi che non hanno mai vinto nulla, insomma, ecco. Grazie di questa preziosa testimonianza a Cristiano Militello. Abbiamo un po' svisato rispetto al solito, no? Grazie a Cristiano, grazie ad Elena Marmugi. Vi ricordo il libro La città azzurra, parla dell'Empoli, ma parla del calcio in provincia e della passione per il calcio. Grazie ai nostri due ospiti, vi auguro buona serata, buon lavoro e anche buon Natale e buone feste. Grazie anche a voi, grazie.
Grazie ancora, termina qui questa puntata speciale di prima serata, grazie per l'attenzione, vi lascio ai programmi di Noi TV.